Ciao, sono Tommaso di Tecnista e bentornati sul canale di Tecnista. Quello di cui vi voglio parlare oggi è della pinza multiuso per torce di saldatura filo MIG-MAG. Una cosa molto fastidiosa che succede quando si salda filo. Anzi, no, aspettate, iscrivetevi al canale prima. Ti ho visto, tu non sei iscritto, anzi ho visto che circa il 90% delle persone che stanno guardando questo video non sono iscritte. Mi raccomando, fatelo perché così supportate il canale, ci permettete di fare più video e torniamo subito a quello che stavamo dicendo prima. Cioè, cos'è questa? È una pinza multiuso per torce di saldatura. Ma perché serve? Perché possiamo avere dei casi in cui ho una torcia di saldatura che magari dopo 5-10 minuti che saldo si è già un pochino usurata. Non è che si usura la torcia, si usurano le sue parti a contatto, a maggior contatto con la saldatura. Ad esempio, abbiamo che questo qua, che si chiama ugello gas, ugello conico gas, è una parte che può diventare un po' più fastidiosa. Vi è mai capitato che gli schizzi, i pallini di saldatura iniziano a rimbalzare, tornare indietro, appiccicarsi qua sul contorno del diametro di uscita del gas e iniziare a creare degli agglomerati di saldatura? A me è successo un sacco di volte e la cosa è piuttosto fastidiosa perché devo trovare dei cacciaviti in giro per l'officina oppure inventarmi che con delle pinze devo cercare di staccare via queste cose o alla peggio inizio a tirare, non voglio dire cattiverie, ma inizio a offendere gravemente la torcia sbattendola sul tavolo. Beh, non è proprio questo il metodo più ideale per pulire l'ugello da queste incrostazioni. La cosa migliore che si può fare è utilizzare delle pinze come queste, che sono a becchi lunghi e che possono facilmente entrare all'interno dell'ugello e io semplicemente girandole e togliendole lo pulisco. Un'altra cosa che posso fare è utilizzare la parte che vedete qua sotto, che ha dei grip e che posso utilizzare per prendere e aggrappare bene il mio ugello e tirarlo via senza troppa fatica. A volte può rimanere molto incastrato, specialmente quando è caldo e ovviamente il metallo si dilata e quindi è più difficile tirarlo via. Un'altra cosa che posso fare è utilizzare i becchi per svitare o avvitare la punta guidafilo, oppure utilizzare la parte che c'è qua in mezzo per svitare il dado che c'è sull'attacco euro che mi serve appunto per cambiare eventualmente la guaina. Ultima cosa, ci sono delle piccole tenaglie qua e che possono essere utilizzate come tronchesini per eventualmente tagliare il filo in eccesso, che può essere a volte molto fastidioso. Come vedete, ha un'impugnatura blu grip, quindi abbastanza ergonomica, e potete trovarla sul nostro sito tecnista.it insieme a moltissimi altri accessori per saldatura. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!